Guida ancora una volta al centro sul tema della salute mentale, con un convegno nazionale organizzato dal Dipartimento MESV dell'Ateneo con l'associazione SMILE, intitolata alla memoria di Rocco Pollice, prematuramente scomparso. Il tema è quello del disagio giovanile. La sofferenza mentale dei ragazzi e dei giovani in generale oggi è molto diffusa e può assumere forme più preoccupanti come l'isolamento, l'uso ossessivo dei social o dei videogame, autolesionismo o forme più rumorose e pericolose come l'uso di sostanze. Sicuramente il problema oggi dei giovani e della loro salute mentale è veramente molto rilevante, come possiamo leggere e apprendere tutti i giorni tramite la stampa, come possiamo rilevare tramite i social. E oggi cercheremo appunto di fare di affrontare questa tematica con specialisti, con colleghi molto prestigiosi, i nostri colleghi nazionali, italiani, presidenti di società scientifiche, non solo psichiatri ma anche psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, perché la psichiatria, la salute mentale si fa in squadra e molte tematiche verranno affrontate e sicuramente approfondite. Ma la salute mentale è un problema di tutti. In Abruzzo, ad esempio, c'è una vera e propria emergenza insostenibile che riguarda i detenuti con problemi psichiatrici. Già l'università aveva affrontato di recente il problema della REMS. Abbiamo affrontato recentemente, anche se diciamo così in maniera tangenziale, l'argomento delle REMS, delle residenze per le missioni e le misure di sicurezza, ma sicuramente altrettanto rilevante è il tema della salute mentale per la popolazione carceraria, che è veramente un tema altrettanto scottante quanto il primo, quello degli autori di reato affetti da malattie psichiatriche.